Dottor Paolo Guiso, dirigente della squadra mobile della Questura di Nuoro, è stata disarticolata un'organizzazione criminale che gestiva migliaia di chili di droga che aveva una base logistica in Sardegna, a Orgosolo e Siurgus Donigala. Sì, è stata un'indagine molto complessa che ha richiesto molto tempo, molti anni, iniziata nel 2011, che riguardava un'attività di spaccio nel comune di Orgosolo. Poi siamo riusciti con gli anni a ricostruire l'intera filiera dello spaccio. Si trattava quindi di un'organizzazione transnazionale che aveva i suoi referenti in Spagna e che importava droga dal Marocco, droga che veniva stoccata a Milano per poi giungere alla fine sia in Puglia e soprattutto qua in Sardegna, provincia di Cagliari e da Nuoro. Un'organizzazione pericolosa in grado di cambiare, di in qualche modo di riorganizzarsi ogni volta che siete intervenuti? Sì, sono stati denunciati alla direzione distrettuale antimafia di Cagliari circa 50 persone, a dimostrazione appunto che era un'organizzazione molto estesa e che era ben inserita nell'ambiente del traffico delle sostanze stupefacenti.